Indagini concluse nella mattinata con un'operazione svolta dalla squadra mobile di Crotone, dalla squadra mobile di Catanzaro, dal servizio centrale operativo, che attestano sotto la direzione della Procura distrettuale antimafia di Catanzaro l'esistenza di un link fortissimo, di un collegamento tra l'andrangheta di Rocca di Neto e eh, soggetti operanti addirittura negli Stati Uniti, segnatamente nella zona di Long Island. Un'operazione condotta in assoluta sinergia con l'FBI, la, la Direzione Centrale Anticrimine, il Servizio Centrale Operativo nell'ambito diciamo, del cosiddetto protocollo Panton ha operato mh, questa mattina in entrambe eh, le realtà territoriali e eh, ha portato questa operazione al fermo di eh, 18 eh, indagati. È significativo eh, eh, rappresentare come eh, le attività estorsive sia in territorio eh, calabrese che eh, in territorio eh, estero non siano state oggetto di alcuna denuncia e come questa organizzazione abbia degli interessi eh, che vanno ben oltre il semplice territorio nazionale. È una dimostrazione della potenza militare eh, dell'andrangheta calabrese che eh, si è espansa e che è andata oltre ogni limite sotto il profilo della delocalizzazione. Traffico di stupefacenti, associazione a delinquere di stampa mafiosa, armi, gestione di piazze di spaccio, Attività che comunque è ormai divenuta ad appannaggio e scelta in maniera proprio esclusiva da tutte le organizzazioni criminali e mafiose, perché produce enorme ricchezza e consente poi di ottenere un come dire, riciclaggio abbastanza utile economicamente di proventi massivi di queste attività di diffusione diciamo, al dettaglio di sostanze stupefacenti.